Etna è il più attivo tra i vulcani europei e ogni sua eruzione è uno spettacolo di fuoco che incendia i cieli sopra Catania. Di recente, da febbraio a oggi, la sua attività è stata piuttosto intensa. Le eruzioni sono state 17, tutte riprese dallo spazio grazie ai satelliti dedicati all'osservazione della Terra. Il cratere di sud-est del vulcano siciliano ha fatto registrare la prima eruzione di quest'anno il 16 febbraio e nelle settimane successive le fontane di lava hanno raggiunto l'altezza di 1,5 km. Sono tra le più alte registrate negli ultimi anni. L'eruzione non è solo un fatto spettacolare da ammirare nelle tante foto che amatori e professionisti hanno realizzato. Gli abitanti della zona lo sanno bene, quando l'Etna si risveglia l'aria cambia e non parliamo solo della cenere che costringe gli aerei a cambiare rotta perché oscura il cielo. I satelliti, grazie agli strumenti ottici che hanno a bordo, sono in grado di ricavare molte informazioni che arricchiscono la nostra conoscenza delle eruzioni vulcaniche. Nel caso delle ultime attività dell'Etna, per esempio, Sentinel 2, Sentinel 3 e Sentinel 5P della missione europea Copernicus hanno sia processato le immagini per evidenziare i movimenti del flusso di lava e i pennacchi di fumo che spiravano verso Giarre, sia individuato le componenti di gas e aerosol che si sono sprigionate dopo l'eruzione. Grazie ai sensori atmosferici presenti sui satelliti è stato possibile tracciare l'impatto ambientale dell'eruzione. Sentinel 5P ha infatti immortalato il flusso di anidride solforosa che dal cratere dell'Etna ha raggiunto la Libia. L'anidride solforosa è tra i responsabili delle piogge acide che possono arrecare danni a foreste, ai terreni, agli animali e fare male anche alla salute degli uomini. La tecnologia spaziale nel campo dell'osservazione della Terra è molto evoluta. Non ci sono solo le sentinelle di Copernicus, naturalmente, a vigilare sul pianeta, ma anche degli occhi italiani molto particolari. Sono quelli iperspettrali del satellite Prisma, nato grazie all'Agenzia Spaziale Italiana. Lanciato nel 2019, Prisma è in grado di scattare foto dallo spazio che mostrano molto di più di una semplice immagine. Ciò che viene immortalato, infatti, viene svelato da Prisma anche nella sua struttura chimico-fisica. Proprio a questo satellite e alla spettroscopia di immagini dallo spazio è dedicato un workshop che l'Agenzia Spaziale Italiana organizza il 13 e il 14 aprile in diretta sul suo canale YouTube. Tra gli obiettivi della 2 giorni ci sono la presentazione dei risultati della missione Prisma e le caratteristiche del successore Prisma di seconda generazione. Inoltre saranno discusse le capacità e le opportunità per l'utilizzo scientifico e applicativo dei dati iperspettrali a partire dai risultati ottenuti fino ad oggi nello sfruttamento dei dati di Prisma.